lo strumento che suona. È l'acqua! Non è possibile! Ascoltate. Sale dall'acqua la musica! Dall'acqua! L'abbiamo chiamata noi. Ora vedo chiaro. Ora so il perché del nostro patire. È il nostro male. Il male che abbiamo dentro. Il suono si allontana. Presto non lo sentiremo più. Se sapremo dimenticare. L'acqua è limpida adesso. Ha il colore della luna. Qualcosa che non va nel tuo studio? Oh, non più del solito. Grazie Silvia, proprio quello che mi ci vuole. Ma è per il signor Spengler. Oh, grazie. Se ha qualcosa da dare al signor Spengler, gliela può dare nello studio. Oh, è un ordine. Silvia diceva di queste lettere. Ma non è scritta Silvia. E come lo sai? Lo so come è difficile avendo marito. Hai ragione. E chi altri può essere? Giovanna! Tutto dipende da quando lei si serve abitualmente dello studio. Voglio dire, più di giorno o più di notte. Perché vede, alla fine è tutta una questione di luci. Voglio dire, luce naturale o luce artificiale? Perché se la luce è naturale allora potrebbe anche... È una checca, lei? Se preferisce la luce artificiale, suggerisco toni sobri. Se invece preferisce... Prego, come ha detto? Lei è un po'... Un po'... strano. Questo blu è stupendo! E quando dico strano, non voglio dire strano, voglio dire strano! Lei mi capisce? Confabulava con la povera Nadia e mi sembra anche che le abbia infilato qualcosa in tasca. Magari qui si occupa per fare soldi, magari qualche fatto compromettente. E non dimentichiamo che... non è riuscito a trovarla. Basta! Abbiamo parlato di lavoro, è vero? La povera signora Nadia... Il contenuto delle quattro telefonate così brevi che ha ricevuto dalla deceduta... Prego. Cronaca. Nell'aria giusto restano i rintocchi polverosi di un mondo senza sbocchi.